Prego, desidera. Il mio nome è Ron Dantes. Non si accomodi, prego. Il signor Yang la riceverà subito. Vuole attendere un minuto?
No, non sono io. E allora puoi indicarmi dove posso trovarlo? No. Non so nemmeno chi sia. Forse è meglio ricominciare da capo. Woodcock, Charlie Woodcock, il proprietario di questo negozio. Oh, Charlie Woodcock. Veramente. Ci deve essere un errore. Il mio padrone si chiama in un altro modo. So che usa anche un nome cinese. Ah, un nome cinese. Li Po? Li Po. Ah, ma certo, per di questo numero. Grazie. Ehi, Charlie. Vedo che ti
sei organizzato proprio bene. Negozio, palestra, appartamento. Sì, non posso negarlo. La palestra è piuttosto comoda. Il negozio ha un'ottima copertura e qui è confortevole. E ti sei dedicato soprattutto al Kung Fu? Già, mi è molto congeniale. Stando qui ho migliorato parecchio il mio stile. Come mai ti chiamano Lippo? Sai come? I cinesi trovano difficoltà a pronunciare il mio nome. E io l'ho cambiato, anche per motivi commerciali. Non si compra antiquariato cinese da un americano. È buffo vedere un grande campione che fa l'antiquario. Mi occorreva una copertura. Quale migliore di questa? Charlie Pantera, negoziante. Antiquario, prego. Ci tengo. Hai qualche pezzo da vendere? No, mi dispiace, Ron. A te non vendo niente. È tutta la baccia per turisti. Solo merce di scarto per turisti americani. Sarà come dici. Però questo mi sembra un bel pezzo. Oh sì, certo. Quel Buddha ha più di 2000 anni. Ed è l'unica cosa di valore che troverai qui dentro. Ma non è in vendita, è un regalo di un amico. È molto bello. Sul serio ha 2000 anni. Sì, forse è qualcosa di più, 2500. So che è stato trovato in un'antichissima tomba in Cina. Thank you.
Chi è stato a mandarvi? Lasciatemi andare, non so niente. Io vi dico soltanto, non so chi dà gli ordini. Non perdiamo tanto con questo remo. Chiunque sia stato a dare l'ordine, non credo che lui possa dircelo. Già. Per portarmi il riso. Ma guarda le belle che si inventa questo. Dobbiamo assolutamente parlare con quella donna. Forse sa qualcosa. Non credo che ci riusciremo. Come vedi è ben protetta. Quelli che ci hanno aggredito, chi altro può averli mandati? Allora andiamo a trovarla stanotte. Faremo irruzione nella casa. Dimmi, giovane tigre. Maestro, uccidere coloro che servono il male è utile alla causa del bene. Il bene, giovane tigre, si ottiene solo insegnando il bene. Uccidere è contrario ai nostri scopi. Se i capi sono buoni, anche la gente diventa buona. Ricorda le parole del sommo Confucio. I capi sono come il vento, e gli uomini comuni sono come l'erba, e quando un vento soffia l'erba non può che piegarsi. È giusto, maestro. Intollerabile. E in questo modo voi altri eseguite gli ordini? Cosa vi pago a fare io? Sapete spiegarmelo? Siete degli incapaci. E tu perché non eri con loro? Non è stata colpa nostra. Chi poteva immaginare che un uomo avrebbe potuto respingere l'attacco dei nostri migliori lottatori? Il negro è fortissimo, capo. Un campione. Mi ha atterrato 4 volte. E sai che quasi nessuno può battermi. È molto forte. Cattivo segno. Perché come dice il proverbio, dietro una montagna alta si celano montagne ancora più alte. A proposito, secondo l'uomo di Richaud, l'uomo in tema negro era l'antiquario Lipo. L'antiquario Lipo. Ah!
Con la signora Khan al teatro dell'opera. Molto bene, Mao. E chi è? Conosce la donna che era con Bruce Lee quella sera. E questo appuntamento per che ora è? Eccoci qua. Da questa parte, prego. Senti qua. Questo è il camerino. Grazie. Accomodatevi, prego, signore. Grazie. Prego, prego. Aspettiamo la signora Khan. Luci dello scatto? È uno speciale trucco dentro. Trucco anche questo? No, io non uso luci da scarpe. Questa è la signora Patrizia americana, signora signori e poi. Io sono certa. Oh, molto gentile, grazie. Grazie, signor Lippo. Signora Khan? Signora Khan, io sono qui per scoprire chi ha ucciso Bruce Lee. Temo di non poterlo essere di aiuto. Tutto è semplice e complicato allo stesso tempo. Le ferite si possono curare, ma col destino non c'è nulla da fare. Bruce Lee aveva la morte nel suo destino. Per scoprire chi lo ha ucciso, dobbiamo prima sapere perché lo ha fatto. Questo. Bruce Lee era un grande campione di Kung Fu. Perché avrebbe dovuto drogarsi per stare in forma? Questo fatto non è dimostrato, sono unicamente voci. Ho sentito mormorare che è morto per troppo presto. Solo uno sciocco può pensare questo. Non credersi a accoppiarsi è nella natura del forse uomo. Io. Forse. Forse conosco qualcuno che può rivelarci il motivo della sua morte. Signora Khan, lei non ha idea di chi possa aver avuto interesse ad ucciderlo? No, non ne ho nessuna idea. Vorrei parlare alla signora Tang. Saprebbe dirmi dove posso trovarlo? No, è parecchio tempo che non la incontro. Tocca a lei, signora. Sì, vengo subito. Posso solo consigliarvi di parlare con mio cugino. È un reporter. E ho scritto un lungo articolo sulla morte di Bruce Lee a suo tempo. Però tutti i giornali rifiutarono di pubblicarlo. E quanto sa di questa storia? Parecchio. Ha sempre frequentato l'ambiente del Kung Fu. Ed è ben informato.
Questo è il suo telefono. Quando lo chiamate dite che ve l'ho dato io. Ora se volete scusarmi, io devo proprio andare in cena. I trafficanti di droga, per espandere il loro commercio, cercarono di entrare nelle numerose palestre di Brooklyn. Ma lui li ha sempre denunciati. L'organizzazione cercò di farlo stare buono in diversi modi. Sapete, arrivò persino ad offrirgli delle enormi somme, ma lui si rifiutò. E così lo hanno ucciso. E come spieghi il risultato dell'autopsia? Ah, chiaramente opera dell'organizzazione. Sono stati loro a drogarlo prima che morisse per distruggere la sua figura morale. Ne sei sicuro? Qui lo dico e qui lo nudo. Mi hanno avvertito che se parlo finisco il sottoterra. In quale modo lo hanno eliminato? Tutto quello che so è che hanno chiamato un esperto di veleni. Hanno usato un veleno che non risulta nell'autopsia. Lo hanno fatto per dimostrare che nessuno può opporsi all'organizzazione e da quando è morto l'uso della droga qui si è molto diffuso. L'autopsia dice che è morto per una verbata di droga. Gliel'hanno iniettata loro, Brosilini non avrebbe mai toccato quella roba in vita sua, ve la posso giurare. Vuoi dirci chi sono i capi? Ho già parlato anche troppo. Ne conosco uno o due, ma se mi dicessi loro nomi morirei il giorno dopo. E chi c'è dietro di loro? Stiamo controllando. Scoprite chi è il loro capo. E poi uccidiamoli. Che ora abbiamo fatto? Le 4:30. È strano. Dovevamo accompagnare le 4. Aspettiamo altri 10 minuti e poi ce ne andiamo, d'accordo? D'accordo. Io la puntualità è una cosa a cui nessuno va d'accordo. Buongiorno, a lei il signor Wampum? Sì, certo, sono io. Molto lieto, signor Van Cleef. No, io sono Lipo, lui era un Van Cleef. Signor Wampum? Molto piacere, signor Van Cleef. Sono mortificato per il mio piccolo ritardo. Volevate parlare della morte di Brooke? Sua cugina ha detto che lei è molto informata. Qualcosa so, però andiamo via di qui. Meglio parlare in un posto tranquillo. Ah, certo. Ho qui la mia auto. Andiamo. Bruce Lee veniva ad allenarsi. L'aria è proprio buona qui. Ai vecchi tempi in Cina tutti i grandi campioni venivano ad allenarsi in montagna. Sul serio. Chi sono qui? Chi? Saranno qui ad allenarsi.
Io non so niente. A quanto pare la signora Cam è d'accordo con loro. Dietro la stupidità può nascondersi la saggezza. Dietro l'astuzia, l'autodistruzione. È stato tutto inutile, maestro. Il muro della mortale è alto e nessuno vuole fare in ombra. Un uomo a sei gare ha dichiarato ai giornali di aver ucciso lui, Bruce, per errore, mentre si stavano allenando. Ha trovato un suo colpo segreto. E senza volerla ha ucciso Bruce Lee. Ah. Andiamo a conoscere questo individuo. Sarà un millantatore. Scusami tanto, potresti mostrarmi il colpo che ha ucciso Bruce Lee? Si chiama pugno di ferro. Potresti mostrarmelo, per favore? Qualche dubbio? Nessun uomo al mondo può sopravvivere a un colpo come questo. Mi sembra che questo tuo colpo non valga molto. Perché non provi ad usarlo con me? Sarei proprio curioso. Ho ucciso Bruce Lee. Non voglio uccidere ancora. Ho il sospetto che tu sia un buffone e credo che ti darò una bella lezioncina. Peggio per te. Sei stato tu a cercare guai. E uno come te avrebbe ucciso Bruce Lee? Quello che abbiamo conosciuto oggi era soltanto un simulatore. Un simulatore? E forse un assassino. Per attirarci in trappola hanno ucciso il vero fotografo. Vedi qua. Di buon fin. Chi siete e che cosa volete? Siamo suoi amici. Questo è il signor Van Cleef e il signor Lippo. Buon fin è stato assassinato. Il suo cadavere è ancora lì dentro. Possono entrare solo i familiari.
Mio cugino Wang è stato assassinato. Non ha nessun sospetto? Qualcuno avrà saputo che aveva dato appuntamento e ho avuto paura che dicesse troppo. Bisogna trovare l'uomo che si è fatto passare per lui. Ho idea che sarà piuttosto difficile. Chicago è davvero un buon fotografo. Questo è poco ma è sicuro, però è ancora più bravo quando fotografa le ragazze. Se ti piace una ragazza, dille che sei un famoso fotografo ed è tutto tuo. Io ti ho ordinato di uccidere quei due, non mi interessano i tuoi successi con le donne. Ti prometto che non fallirò. E anche quelli della scuola, toglili di mezzo, uccidimi uno per uno. Ti hai pagato per questo, toglili di me. Non correte rischi inutili. Se ti occorrono altri uomini, ti liberò. Se ti occorrono armi, eccolo. Alcuni giorni si crede un coro di un negro americano, credo, che sta indagando sulla sua morte. Eh? Un negro, hai detto? Da un giro con l'antiquario lì tu. Credo la prima insieme, so che hanno cercato di mettersi in contatto con la signora Tang. L'antiquario lì poi è negro. Devono essere i due con cui ci siamo battuti. E probabilmente lui è il famoso campione americano Drago Nero. Il Drago Nero qui a Hong Kong. Ma se è così, il Drago Nero e lì possono dei nostri. Anche loro vogliono scoprire l'assassino di Bruce Lee. Questo cambia tutto, è necessario che il maestro ne sia informato. Senta, andiamo. Ho riflettuto a lungo sugli sviluppi della situazione e ritengo che dobbiamo agire con la massima prudenza. Certo, maestro. Coprire i responsabili della morte di Bruce Lee è un preciso dovere di noi altri che pratichiamo il Kung Fu. Sono lieto che il Drago Nero sia qui. Egli è un personaggio mitico. La sua abilità è immensa. È il migliore campione d'Occidente. Ha ottenuto 4 volte il titolo mondiale. Egli è istruttore capo di 20 grandi scuole di Kung Fu. È uno dei più stimati tra i maestri. Perciò ora che egli è venuto qui, di certo accadranno cose importanti. Ora che lo sappiamo, maestro, possiamo collaborare con lui. Un personaggio di rango elevato come il Drago Nero vorrà di certo agire da solo. Andiamo a vedere gli sviluppi della situazione. Poi decideremo qual è la cosa migliore da fare.
lettera da Hong Kong, signore. Rapporto numero uno. Caro signor Yang, la prima settimana di indagini non ha dato alcun frutto. La gente qui è molto restia ad affrontare l'argomento. Fino a questo momento ho ricevuto diverse aggressioni ed alcune delle persone che avevo contattato sono state uccise. Ritengo che questo indichi che, anche senza saperlo, ho imboccato la strada giusta. Spero che la situazione si sblocchi quanto prima. In questo caso le darò immediatamente mie notizie. Firmato Ron Van Cleef, il Drago Nero. Oh, buongiorno, buongiorno, posso servirti? Buongiorno. A quanto lo vendi? È un bello oggetto, di grande valore, un pezzo dell'impero. No, le farò un bel prezzo, un ottimo prezzo, un prezzo favoloso. No, mi lasci. Il nostro capo vuole vederti subito. Perciò adesso vieni con noi e senza fare storie. Ma io non posso lasciare il negozio, non ci vengo. Allora. Cosa desiderano? Abbiamo un appuntamento con la signora Tani. Il mio biglietto, portate. Un momento solo, per favore. Si usa così da questa parte? Sì, è normale che ti chiudano la porta in faccia qui. Entrate, signore. Ah, grazie, grazie. Buongiorno, signora Tang. Signora Tang, questo è Ron Van Cleef, il Drago Nero. Non chiedete, signore, volete accomodarvi, prego? Grazie, molto gentile. Prego. Grazie. Sono dolente di disturbarla, ma devo farle delle domande sulla morte di Bruce Lee. Domande? Che tipo di domande? E credo che sarebbe meglio metterci una pietra sopra. Io non la penso come lei, signora. Bruce era un mio caro amico. Ci sono troppi punti oscuri sulla sua morte e noi dobbiamo vederci chiaro. Bruce è morto di un'allergia, come hanno stabilito i rapporti medici. Io non saprei cosa altro dirsi. Io credo che sarebbe molto meglio lasciarlo riposare in pace. So che era con lui la sera in cui è morto. Può dirci cosa è accaduto? Posso solo dirle di lasciare Hong Kong il prima possibile. O in caso contrario... Che cosa accadrebbe? Sto sprecando il suo tempo, non so niente. Mi piace per voi. Potrò dirci almeno se si era battuto con qualcuno prima di morire. Non lo so. Non lo so. E non ho voglia di parlarne di nuovo. Puoi spiegarci perché hanno detto che è morto in ospedale mentre invece è morto a casa sua? Non lo so proprio. Usava la droga o no? No, questa è un'assurdità. Questo lo so di sicuro. Allora l'hanno drogato. E forse è proprio questo il motivo per cui Bruce è morto. Ma come ve lo devo dire? Io non so niente. E preferisco non parlare. Lei non vuole vendicare la sua morte? Non voglio più niente, ma... Non sono bisogno di essere lasciato in pace. Ha paura, è per questo che non vuole parlare. Mi prego, andate via, signore. Io non ho altro da dire. Siate gentili. La porta via. Lasciatemi solo. Inutile insistere ora. Però è chiaro che sa qualcosa. Proveremo ancora. E andiamo. Quando viene il vostro capo? Quando viene? Verrà. Verrà. Quella lì è la foto del mio principale. Sì.
quel bell'uomo è il vostro capo? Tu come ti chiami, giovanotto? Il mio nome è Mao. E tu come ti chiami? Se ti interessa l'articolo in Giada, noi lo abbiamo di benissimo. Guarda queste foto sul muro. C'è qualcuno che riconosci? Oh, ma sì, certo. Ho riconosciuto il mio principale. Indicamelo. Il mio principale è questo. Pensai dirmi come mai si interessa tanto alla morte di Bruce Lee? Ah, non è proprio idea. Non lo sapevo. Sei sicuro che non lo sai? Gli ho già detto di no. Io sono solo indipendente. Mica mi racconta queste cose. Non è che per caso non vuoi dirmelo, vero? No, no, ti figuri, io chiacchiero come una lavandaia. Non c'è una volta che mantengo il segreto. Lavoriamocelo un pochino, eh? Io e lei non racconterò mai una bugia. Ma cosa ho fatto? Perché mai? Ti conviene parlare, amico mio, se no ti fanno la bua. Io chiedo sempre di quello che vuole sapere. Davvero? Io non ho mai sopportato abusarmi. Mi fanno diventare cattivo. Io sto mentendo. Siamo presi al volo. Pronto? Pronto. Mao? Mao! Qui non c'è nessuno. Dove può essere? È molto strano. Non è mai successo che abbia abbandonato il negozio. Pronto. Un momento. Grazie. Pronto? Sì, sono Lito. Come ha detto? È morto. Chi è morto? Mao. Lo hanno ammazzato. Posso vedere il corpo? Per quale motivo? Mi hanno detto che è un mio dipendente. E chi gliel'ha detto? Ma se mi avete telefonato voi della polizia. Io non ho telefonato a nessuno. Sarà meglio parlando col commissario capo. Guardi se è il suo dipendente. Sì, d'accordo. È proprio male. Come è accaduto? L'hanno trovato mezz'ora fa. Ancora non sappiamo niente. Torna pure a casa, ci andrò io a parlare con lui. Certo, andiamo a buttare qui. Certo. Quanto è carino, me lo conto, mi sa. Sì,
Povero Pippo, lei si crede bravo. Idiota. Povero Cesare, adesso si mette a piangere. Guarda, se non ti chiede subito scusa, lo prendo a sculacciata su Federino. Aspetta, dove vai? Cosa volete? Non hai paura di farti tutto da solo? Ti facciamo compagnia noi. Oh,
non è solo importante, del resto parliamo dopo. Come ti senti, Otto? Molto meglio, ti ringrazio, sei stato bravo. Era un serpente molto velenoso, ma siamo riusciti ad estrarre il suo veleno in tempo. Grazie. Così il drago nero è vivo. E questo lo avete ammazzato? Avanti, rispondete. Avete fallito. Incapaci. Sono troppo forti per voi. Dacci delle pistole e li ammazziamo. Pistole? Sei diventato matto per caso? Perfettamente che se usiamo le armi avremo tutta la polizia alle calcagna. Pezzo di idiota. Vuoi finire in galera, eh? Tenteremo di nuovo. Sedi qua, prego. Ah. Prego, signora Tango, si accomodi. Perché mi ha fatto venire qui? Tutti i miei uomini sono suoi grandi ammiratori. E ci terrò molto a conoscerla. Che cosa vuole da me? Non abbia paura. Mi occorrono alcune informazioni, so che è stata a trovarla il negro di quella fotografia. Lo fa anche spiare ora. La tengo vecchio, ma soltanto perché non voglio che degli estranei la disturbino. Il negro e quell'altro sono venuti a farle domande riguardo alla morte di Bruce Lee. E ora sono molto curioso di sapere che cosa ha detto a quei signori. Uno dei due ha avuto un incidente. E anche questo ha cercato di parlare con lei. È un allievo della scuola di Bruce Lee. Lui e il drago nero moriranno molto presto. E visto che voi non siete in grado di battervi con loro, trovatemi dei veri campioni. Io pagherò loro quello che vogliono. Spargete la voce nelle palestre. Non è buono neanche per... Parliamo gli altri. Ok. Questo sì. Thank you.
L'altro, la signora Taylor ha telefonato di andare da lei, forse le vuole parlare. Dragoneva, hai sentito? Andiamoci insieme. D'accordo. Siate molto prudenti. Sì, maestro. Thank you.
Thank you.
Ben congegnato. E se lo analizziamo attentamente, è fallito soltanto perché aveva sopportato il tuo grande valore di lottatore. E ciò è stata la nostra fortuna. Egli progettava di farti uccidere qui, allo stesso modo in cui aveva fatto uccidere Bruce Lee. Morto anche tu, tutte le tue scuole sarebbero passate nelle sue mani. E in questo modo la nobile arte del Kung Fu sarebbe passata al servizio dei malvagi. Pensa a quale potere il malvagio Yen avrebbe avuto a disposizione per poter dominare con la violenza tutti gli uomini onesti del mondo. Il suo era un piano spaventosamente ambizioso e l'aveva quasi realizzato, ma grazie al tuo valore e a quello dei miei coraggiosi allievi, il male è stato ancora una volta sconfitto. E l'assassinio di Bruce Lee vendicato.